Terraferma in laguna non è un paradosso, ma la realtà. In concorso per La Stampa è già passato il primo dei tre film italiani in concorso, ovvero Terraferma di Emanuele Crealese, che torna appunto al Lido dopo l'acclamato e premiato Nuovo Mondo. Ritorna non mutando troppo la sua poetica, ma sicuramente rispetto all'illustre precedente rendendola meno radicale. La storia ci porta su un'isola che c'è ma che non c'è a livello di nome perché non viene denominata. Si tratta di Linosa, dove entriamo in una famiglia di pescatori con uno straordinario innanzitutto attore protagonista, ovvero Filippo Pucillo, in un cast affiatato in cui troviamo pure Donatella Finocchiaro e Beppe Fiorello. Alla berlina, come già nel caso di Cose dell'altro mondo di Francesco Paterno, c'è l'immigrazione e i suoi derivati, potremmo dire, ovvero il razzismo e le politiche dello Stato sull'immigrazione. Qua sono delineate con un'immagine cardine, ovvero una barca sequestrata perché i pescatori avevano preso a bordo dei clandestini, dei migranti clandestini trovati alla deriva, a nuotare in un'acqua che dovrebbe essere quella dell'accoglienza. La mentalità anche isolana dei siciliani vorrebbe che tale fosse, ma che invece per le politiche dello Stato si trasforma in un gioco, in un capestro. Un film non completamente riuscito, a mio avviso c'è un'alternanza anche di registri tra quello della commedia e quello drammatico che certe volte stride e non sempre questa terraferma lascia andare al largo quelli che sono gli stereotipi o le semplificazioni, però sicuramente un buon tentativo che ci riconsegna soprattutto un Emanuele Crealese, forse non all'altezza dei suoi due film precedenti, Nuovo Mondo e Respiro, ma comunque un nome e un cognome importante dietro la macchina da presa italiana. Viceversa, pollice verso per uno dei film in concorso più attesi, a meno per chi avesse visto il suo precedente Anger, non distribuito purtroppo in Italia. Parliamo di Shame di Steve McQueen, ovviamente è una pura omonimia con il celebre attore, il londinese Steve McQueen, che dopo Anger appunto torna a dirigere Michael Fassbender, che qua al Lido in concorso abbiamo già trovato quale Carl Gustav Jung in A Dangerous Method di David Cronenberg. Qua interpreta un bello e dannato, più che dannato, un erotomane che ha rapporti con qualsiasi cosa si muova, potremmo dire con una fin troppo facile battuta, ma scoprirà alla fine, anzi abbastanza anche all'inizio, non essere felice di questa vita dissoluta, edonista, ma fondamentalmente vuota. Già da queste poche righe di trama si capisce come la tematica non sia nuova, ma c'è di peggio. Tutto quello che potrebbe accadere, accade. E cosa accade? Tutto quello che è prevedibile. Nel film c'è anche Carey Mulligan e come Michael Fassbender sono la cosa migliore del film. Sono assolutamente all'altezza della loro fame, di quello che recentemente la Mulligan in Drive, Fassbender nello stesso film di David Cronenberg, hanno confermato, hanno ribadito. Cosa c'è che non va però? C'è una progressiva discesa agli inferi di Michael Fassbender, di cui Carey Mulligan è appunto la sorella, e che in questa discesa agli inferi è costellata di buone intenzioni. La regia è dignitosa, anzi più che dignitosa, ma è proprio la storia che non va. Nel finale fa capolino una redenzione posticcia che sa di plastica e che rivela fondamentalmente qual è l'assunto principale, l'assunto ideologico del film. Si tratta di un film moraleggiante, moralistico, che fondamentalmente si rivela proprio attraverso questa exploitation, questa esibizione del sesso fondamentalmente reazionario. Lo sappiamo, accade nel porno, qua non si tratta di un film porno, ma ci va vicino non tanto nello scandalo, che poi mi sembra abbastanza facile, abbastanza scontato, ma quanto proprio in questo carattere, credo, eminentemente reazionario. Per concludere, si tratta anche di un film furbo, mi sembrano due elementi più che sufficienti per un giudizio negativo.